grazie, grazie per essere qui, davvero molto numerosi in questa iniziativa che volevamo fare e organizzare in un luogo simbolo a tutela del marchio del prodotto italiano. Ho pensato, dico, con chi posso pranzare domani? Ecco, pranziamo a Gioia del Colle con alcuni prodotti che fanno l'eccellenza italiana e siamo qui in questa iniziativa, chiaramente anche all'interno di una campagna elettorale, intanto per portare il nostro sostegno a Giovanni Mastrangelo, se lo merita, una persona di valore che rappresenta Fratelli d'Italia, centrodestra, siamo certi che possa dare un futuro straordinario a questa città così bella. Mi avete anche fatto il regalo di farmi vedere questo altro pezzo di storia, perché l'Italia davvero ne ha tanti e merita che soprattutto i politici li conoscano tutti per comprendere e ricordare quanto questo possa fare la nostra ricchezza. E poi perché noi siamo impegnati in una battaglia, come sapete, che il 26 maggio si vota anche per le elezioni europee. E l'Europa si occupa di noi anche se noi e quando noi non ci occupiamo di lei. Per cui io vi consiglio di andare a votare il prossimo 26 maggio per chi può difendere l'interesse nazionale italiano in Europa. Perché noi in Europa, lo dice il nostro slogan, andiamo a cambiare tutto, a costruire un'altra Europa che non faccia, che non faccia più solo gli interessi della Francia e della Germania a scapito dell'Italia, delle sue produzioni, del suo lavoro, delle sue imprese, dei suoi confini, della sua identità. E siamo venuti a Gioia del Colle perché qui c'è proprio un esempio delle tante direttive che l'Unione Europea ha fatto per tentare di massacrare la produzione italiana, e riguarda proprio la mozzarella. Perché se noi dovessimo seguire le idiozie che dice l'Europa e dovessimo metterci a fare il formaggio con il latte in polvere, beh, noi la DOP della mozzarella qui non la avremmo più. Quindi l'Europa la deve fare finita di scrivere direttive cretine solo per favorire gli interessi di altre nazioni che, siccome non sono capaci a fare i prodotti buoni come li facciamo noi, pretende che anche noi squalifichiamo i nostri prodotti per rendere più competitivi con gli altri. Non si può fare. E noi in Europa, con i nostri candidati, qui ci sono Marcello Gemmato, nostro mitico onorevole Gemmato, c'è Stella Meli, un'altra donna combattiva e capace, ci sono tanti candidati nelle nostre liste, anche qui della Puglia, ma tutti quanti sono portatori dello stesso obiettivo. In Europa noi andiamo a difendere l'Italia, andiamo a difendere la nostra grandezza che è data soprattutto dalla identità. Che significa valorizzare i nostri prodotti, che significa valorizzare il turismo, che significa valorizzare le nostre produzioni agricole, che vuol dire difendere il nostro artigianato, i nostri pescatori, tutto quello che fa l'Italia grande. Se ci date una mano a rappresentare dignitosamente con una pattuglia di parlamentari numerosa e agguerrita l'Italia nel Parlamento europeo, noi in Europa davvero possiamo cambiare tutto. Ma vi dico di più. Se il 26 maggio Fratelli d'Italia è forte, allora possiamo cambiare tutto anche in Italia. E chiudo. Perché questo governo non sta funzionando, ce lo dobbiamo dire. E allora è arrivato il momento di fare un governo che possa davvero difendere l'interesse nazionale italiano, e Fratelli d'Italia è l'elemento fondamentale per dare vita a questo governo. Diciamo che chi pensa che i 5 Stelle non siano stati la risposta giusta può votare per Fratelli d'Italia e magari riusciamo a fare un altro governo. Grazie e bocca al lupo a tutti, grazie a voi. E adesso scusate ma devo mangiare una mozzarella.